carissima. Come va? Bene. La mostra è un omaggio al doppio volto di Gillo Dorfles, artista e critico. Abbiamo cercato di realizzare un percorso espositivo capace di documentare lo spirito di resistenza, direi esistenziale, culturale e morale, di Dorfles, artista inizialmente con radici mitteleuropee, capace però di attraversare tutto il XX secolo, sul doppio versante, ma con un valore di fondo sempre assolutamente costante: difendere la coesistenza delle differenze. Quando io passai qui a Roma 4-5 anni all'università, per appunto per seguire tutti i corsi, non avrei certo sperato di trovarmi ufficialmente in un museo come questo, con tanta ufficialità e insieme amorevolezza. Dorfles non è stato mai un critico ideologico, non ha mai sacrificato movimenti in nome e per conto di un'idea politica, ma ha accolto, diciamo, in un'ottica interdisciplinare tutte le novità. Ecco, Dorfles è un inviato speciale nella continua sperimentazione del linguaggio. Linguaggio visivo, linguaggio scientifico, non dimentichiamo la sua estrazione, si può dire, potremmo considerare anche uno psicanalista dell'arte, ma in realtà, perché era laureato in medicina. In realtà quello che è molto importante in Dorfles stigmatizzare è proprio questo felice strabismo, analitico nelle analisi, sintetico nella creazione. E la sua pittura mi permette di ricordarmi di una definizione di Licini: erotico, erratico, eretico. Sono tre termini che si confanno a questa grande personalità dell'arte contemporanea. Ah, perché io frequentavo la clinica psichiatrica di Pavia e quindi sono autentici. Ho scelto alcuni dei psicotici, che travestivano, sì. Umanamente Dorfles è un uomo riservato, ma credo anche un uomo che abbia molte fantasie, un senso del gioco e anche un amore, diciamo, per l'eleganza interiore e anche per quella esteriore. Dorfles credo che si voglia molto bene, è un narcisista sotto traccia e per questo ha potuto esprimersi, diciamo, con la scrittura e con la pittura.